Buonasera, buonanotte, buongiorno, a seconda di quando vedrete questo piccolo contributo. Il Vangelo di giovedì 5 novembre è l'inizio del capitolo 15 di Luca, famosissimo per le tre parabole della misericordia. Una che riguarda le 100 pecore, una che riguarda le 10 dracme, una che riguarda il figlio che si allontana. 110, 1. La concentrazione di attenzione di Dio sull'uomo è brutale. Da tanti a pochi a uno solo, anche per uno solo, Gesù ha offerto tutto quello che aveva da offrire. In particolare questo testo comincia così, che Gesù va a mangiare da un peccatore, qualcuno da fuori dice, ma guarda, va a mangiare con i peccatori, sì. E allora Gesù parla di questi due brevi episodi. C'è una pecora che viene perduta e il pastore lascia le 99 quando la trova pieno di gioia e poi chiama gli amici, rallegratevi con me. E poi commenta Gesù, c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte piuttosto che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E poi la dracma perduta, la donna che cerca, spazza la casa e trova, la trova e chiama le amiche, rallegratevi con me. E anche qui c'è più gioia in cielo. Quanta gioia c'è in cielo per un peccatore. Allora io vi lascio una frase molto provocatoria, ma spero che davvero abbia molto senso. Il peccato dell'uomo è fonte di gioia in Dio e anche in tutti i fratelli. Ci pensate, se è vero, bene, è fantastico, se non è vero, pazienza, ne parleremo un'altra volta. Un abbraccio a tutti.